che adesso c'è questa questione del Covid, e quindi c'è stata la necessità di ottemperare a quello che è una disposizione del Ministero, quella cioè di mettere in isolamento fiduciario, non userei la parola quarantena, isolamento fiduciario tutte le persone in arrivo. Questo vale per chiunque arriva dall'estero, qualsiasi persona, non soltanto per i migranti. Quello che è importante da dire è che nelle strutture dove vengono accolti per l'isolamento fiduciario, vengono accolte persone che non sono positive al Covid. Che cosa significa? Significa che prima di entrare nelle strutture di isolamento fiduciario, l'azienda sanitaria fa loro una visita medica di screening e verifica che non ci siano né sintomi evidenti, uno per tutti la febbre o la tosse, le difficoltà respiratorie, né sintomi latenti, cioè che uno lamenti febbricciole o così, e in modo da inserire nell'isolamento fiduciario persone che di fatto non sono ammalate. E infatti noi non abbiamo avuto ad oggi casi di positività. Naturalmente c'è da dire una cosa: le persone che sono in isolamento fiduciario sono continuamente monitorate, sia dagli operatori con il rilevamento della temperatura, sia dall'associazione dei medici Don Chisciotte, che fa loro le visite due volte per settimana, sia da controlli dell'azienda sanitaria. Molta gente crede che queste persone siano in quarantena perché ammalate. Ecco, ma è esattamente l'opposto. Queste persone sono in isolamento proprio perché non sono ammalate, perché se fossero ammalate sarebbero prese in carica dall'azienda sanitaria.